Radio Radicale, spazio con il bandolo, bandolo della matassa qui sulla nostra emittente in collaborazione con la Fondazione CERM. Grazie per essere con noi a parlare quest'oggi di un tema, anzi di temi correlati importanti che hanno a che fare con i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro. Abbiamo Michel Martone, professore di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Grazie per essere con noi. Grazie per essere qui con noi a Sonia Ostica, coordinatrice delle pari opportunità per la UIL nazionale. Ciao e buonasera a tutti e a tutte. Grazie per essere con noi a Diletta Porcheddu, fellow di ADAPT, ha tra l'altro curato diversi studi sul tema di cui andremo a parlare, in particolare sullo smart working. Intanto grazie per essere con noi. Buonasera. Diciamo, cercheremo di rispondere ad alcune domande, parlando di lavoro e cambiamenti in atto. Innanzitutto, che fine farà lo smart working? Secondo, che cosa abbiamo imparato dalla pandemia a livello di organizzazione del lavoro, come si stanno attrezzando lavoratrici e lavoratori, ma anche aziende e pubblica amministrazione? L'altra domanda ha a che fare con un fenomeno di cui leggiamo da qualche tempo a livello globale, ma anche e soprattutto a livello italiano. Se ne sta iniziando a discutere, soprattutto in alcune regioni in particolar modo. Leggiamo del fenomeno delle dimissioni volontarie dal lavoro, con persone che cominciano a riconsiderare le proprie priorità, il proprio stile di vita, i propri interessi, le proprie competenze e o a rimettersi in gioco o a cambiare completamente settore. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Io partirei subito dal professor Michel Martone, che tra l'altro di questo tema ha scritto sullo smart working e su questi cambiamenti anche un libro poco tempo fa, di cui abbiamo parlato anche qui su Radio Radicale, per capire come leggere e con quale lente quello che sta succedendo e che cosa ci aspetta nei prossimi mesi, perché è vero che la pandemia è in una fase, una curva discendente, però ancora diciamo l'organizzazione del lavoro rimane mista in questo momento e non si capisce bene che cosa succederà nei prossimi mesi e per la verità molti fanno fatica a riprendere i ritmi di prima, anche se si lavora molto di più da casa. Abbiamo vissuto un cambiamento, un momento storico. Mai prima d'ora c'era stato, negli ultimi 100 anni, c'era stata una pausa così grande. 2 anni nel quale in qualche modo il nostro vecchio stile di vita ha subito una pausa, è entrato tra parentesi, in un momento nel quale il mondo correva a una velocità nella quale, che non aveva mai conosciuto prima, no? Gli ultimi 30 anni di globalizzazione erano stati senza dubbio i più veloci di tutti. Pensate a quanti libri abbiamo parlato di questo tema. E di colpo, da un momento all'altro, ci siamo fermati. Ci siamo fermati per 2 anni nella sostanza e abbiamo trovato altri modi, grazie alla nostra straordinaria capacità di adattamento, di affrontare i problemi, di ricreare comunità, di creare socialità, no? E siamo riusciti a dare risposte a problemi fino a quel momento sconosciuta. Una di queste risposte è stata appunto lo smart working, che in qualche modo ci ha insegnato un nuovo modo di lavorare, ma tutto un nuovo modo di lavorare, anche un nuovo modo di relazionarci con gli altri, un nuovo modo di costruire comunità, di produrre e di riuscire anche ad affrontare problemi drammatici come quelli che ci hanno, come quelli pandemici. In questo diverso contesto è chiaro che adesso, da un momento all'altro, noi vediamo. Già si dice che il 31 marzo ci sarà lo stato di emergenza, in tanti dicono benissimo, è finita la pandemia, si ricomincia a fare tutto come prima, da un momento all'altro, come se niente fosse accaduto. Ma proprio perché sono stati 2 anni così intensi, proprio perché le organizzazioni si sono adattate, le persone hanno cambiato i loro stili di vita, no, non torneremo a fare tutto come prima. Molte cose sono cambiate. Qualcuno pensava che, per esempio, il lavoro da remoto, lo smart working, sarebbe cessato, e oggi vediamo invece, no, che c'è. Le statistiche ci dicono che più di 4 milioni di persone vorranno proseguire. Noi vediamo che tante organizzazioni produttive hanno scoperto che la produttività può essere invariata con riferimento a tutta la serie di attività e anche loro non hanno nessuna intenzione di tornare indietro. Anche perché tornare indietro significherebbe riprendere anche tante cattive abitudini. Pensiamo alla produzione del traffico urbano, una su tutte, a quanto questo ci genera in termini di perdita di tempo, di togliere tempo alla famiglia, ma anche in termini di inquinamento e anche in termini di, oramai, che la bolletta energetica
sta diventando così pesante anche in termini di consumo energetico. Ma le abitudini che cambiano sono profonde e da questo punto di vista stiamo assistendo a altri nuovi fenomeni. Tu giustamente parlavi quello delle dimissioni, il Esatto, fenomeno è delle partito dimissioni di massa negli Stati Uniti. che è partito dagli Stati Uniti e che in qualche modo si sta diffondendo, e io lo considero, ne scrivevo l'altro giorno sul Messaggero, anche uno degli effetti, delle ricadute dopo 2 anni di tempo della crescente disuguaglianza che registriamo a livello globale, nel senso che le retribuzioni del lavoro, il lavoro nel corso degli ultimi 30 anni, a causa della finanziarizzazione, ha così perso in termini di considerazione, ma anche in termini di valore economico, in termini relativi anche negli Stati Uniti, a maggior ragione in Italia, che dopo 2 anni nei quali si è stati fermi, in molti casi le persone stanno cominciando ad interrogarsi in maniera diversa sulle modalità mediante le quali riprendere l'attività lavorativa. In molte delle aziende che assisto, per esempio, comincio a vedere ad altri tipi di fenomeni. Da un lato abbiamo il problema della retention delle persone che lavorano all'interno delle aziende, dall'altro abbiamo fenomeni ancora diversi, uno su tutti. Provate ad andare oggi voi da un ventenne che ha passato gli ultimi 2 anni, passando gran parte del suo tempo davanti al computer, a dirgli che lui che ha trovato finalmente ha trovato finalmente un lavoro a 1.500 euro e che per quei 1.500 euro lui deve recarsi tutte le mattine per 8 ore consecutive sul luogo di lavoro, no? Uscire da casa e non stare, quando a casa magari c'è un reddito di cittadinanza, ha sviluppato altri tipi di abitudini. Cioè, diventa molto complesso, e se quel ventenne invece è competitivo, ha sviluppato ormai le capacità, le abilità e le opportunità per trovare lavoro da remoto per aziende che lavorano all'estero senza neanche cambiare paese. Quello che voglio dire con questo è che sta cambiando tutto, anche perché oggi il lavoro da remoto ti consente anche di lavorare da luoghi nel quale il costo della vita è molto inferiore, nel quale tu invece magari ti eri Certo. attrezzato nel corso della pandemia ad andare a vivere in un borgo nel quale si mangia meglio e molto meno, nel quale ti servono molto, molti meno soldi, e di colpo non hai più così tanta voglia di tornare in città per quello stipendio. Chiudo, perché forse non l'ho detto chiaramente, credo che il fenomeno delle emissioni in bianco sia proprio una delle cose, io la vedo in stretta correlazione con il livello delle nostre retribuzioni, che era diventato troppo basso, il che non vuol dire in questo momento nel quale noi abbiamo il canone dell'energia che le retribuzioni debbano tornare a crescere mediante meccanismi di simili scala mobile, perché questo creerebbe altri effetti perversi, ma vuol dire che noi dobbiamo prestare maggiore attenzione, maggiore valorizzazione al lavoro, perché se no il vero tema sarà quello della carenza di manodopera in molti settori strategici. Già lo stiamo vedendo ad esempio nell'edilizia, nella quale in questo momento, dove non si parla certo di lavoro da remoto, ma a causa e a seguito dei vari bonus che noi stiamo vivendo, abbiamo un calo di manodopera fortissimo e che rischia di essere presto di diventare un ulteriore freno alla crescita economica che si era appena aperta. E insomma, questo è un primo quadro interessante che ci ha dato il professor Martone. Effettivamente. Sonia Ostrica, dall'osservatorio UIL, insomma, voi di smart working vi siete molto occupati e ovviamente avrete anche il polso di quello che sta succedendo. Che accade? Tanto grazie. Grazie. Allora, intanto io penso che la miglior definizione possibile di smart working sia proprio quella che abbiamo più volte usato in questo periodo, cioè croce e delizia. Ci sono molti elementi di crucialità e molti elementi, alcuni di delizia. Da un punto di vista femminile, è innegabile che lo smart working è stata una gran salvata, soprattutto per le donne che hanno sulle spalle i compiti di assistenza e cura familiare. Questo è stato entrambe le cose, sia croce che delizia, perché se da una parte è stato un aiuto lo smart working per far fronte agli obblighi di natura familiare in un momento in cui non si poteva avere il supporto di strutture, di babysitter, di asili nido. Dall'altra parte, lo smart working ha significato che le donne si sono rifatte carico più di prima di una serie di servizi aggiuntivi, il che non è del tutto dispiaciuto a tutte le donne, perché noi siamo reduci come generazioni da parecchi lustri nei quali le donne hanno avuto l'onere di dover stare tanto fuori casa per poter contribuire all'andamento economico
della propria famiglia e quindi stare di più a casa non è stato per tutte sempre una punizione, anzi è stato in qualche modo un benefit aggiuntivo, ma non per tutte, perché per molte donne lo smart working obbligato ha significato intanto non avere più nessun luogo altro diverso da quello della famiglia, del proprio compagno e dei propri figli, spesso in età anche piccola o piccolissima. Quindi ha significato uno smart working estremo, la perdita di molti dei luoghi in cui c'era un minimo di relazione sociale altra, perché il luogo di lavoro non è soltanto il luogo degli obblighi, è anche il luogo in cui si viene stimolati, in cui c'è un confronto, in cui non ci si sente discriminate. Nel senso di marginalizzate, quindi bisogna stare attenti a quello che si chiede e a come si chiede. C'è un vecchio detto che dice: attento a quello che desideri, a come lo chiedi, perché potresti averlo. C'è qualche giorno fa una imprenditrice dell'era digitale mi ha detto, e un'altra, diciamo, un ex manager, partner di una società di consulenza internazionale molto importante, mi hanno detto: avete fatto caso che durante la pandemia, lo smart working, e le coppie avevano normalmente questa collocazione. Il marito faceva i collegamenti o dallo studio o dal salone, la moglie benché andava dalla cucina. Ecco, questo per dare un esempio plastico e pratico di quello che normalmente succede ed è successo nelle tante famiglie, che è un esempio sciocco, però che fa ben capire poi quelle che sono le dinamiche e anche i poteri e insomma i rapporti di Esattamente. forza, no? E questo è anche l'anticamera di quello che poi è stato uno dei problemi comportati da uno smart working estremo, che è stato quello dell'incremento dei casi di violenza domestica, che non va mai dimenticato, non va mai trascurato, non va mai banalizzato, perché la convivenza forzata in cui non ci sono vie di fuga fa emergere le criticità che magari sono latenti. Per quello che riguarda quello che ha detto il professor Martone, io sono assolutamente d'accordo con delle differenze. Il modo in cui lo smart working è stato vissuto nel mondo aziendale è diverso dal modo in cui è stato vissuto, per esempio, nel pubblico impiego. Nel mondo aziendale l'aspetto prioritario, che diciamo è stato, molto evidente, è stato il risparmio dei costi. Per quello che riguarda, molte aziende hanno ridotto gli stabili che avevano in dotazione, hanno comunque fatto i conti che tutto sommato non pagare la mensa, non pagare una serie di servizi aggiuntivi era più vantaggioso e quindi hanno immediatamente recepito il cambio di paradigma come un vantaggio in termini di ritorno economico immediato. Nel pubblico impiego invece c'è una maggior resistenza all'utilizzo dello smart working per una serie di ragioni. Prima di tutto perché non è mai ben chiaro quali siano davvero telelavorabili in termini di attività istituzionalizzate e quali siano le procedure che possono essere svolte da remoto. Questa questione non è mai stata ben chiarita e ogni amministrazione si è organizzata un po' secondo linee proprie. La seconda è che noi abbiamo una tendenza in un sistema che non ha lavorato sull'aggiornamento, sulla formazione, sul cambio di paradigma in ottica di genere, noi abbiamo un sistema in cui il dirigente e ahimè in qualche caso anche la dirigente, se non ha il personale sotto mano, non riesce ad organizzarsi in termini lavorativi. Magari si organizza lei per il suo lavoro, ma non si riesce a gestire poi il lavoro da remoto. Tieni conto anche che nel pubblico impiego è stata sempre molto sottovalutata la necessità di essere aggiornati in termini di capacità tecnologiche, per cui ci sono stati dei casi sottaciuti in cui si dava per scontato che la gente fosse in smart working, salvo poi verificare che a casa non avevano né PC né connessione. E quindi è stato, come dire, un po' una porta sbattuta in faccia. Io credo che questo dovrebbe essere l'obiettivo e lo strumento e il percorso immediato, cioè accelerare il processo di formazione di tutti e tutte, perché
non solo le donne sono, anzi, per molti versi le donne sono quelle che si sono più sveltite, magari grazie anche soltanto alle chattine delle classi, dei genitori, delle classi dei figli, quindi hanno preso maggior confidenza con gli strumenti informatici. Però manca sicuramente un grande pezzo, c'è un grande gap che va colmato. Quindi sì, sicuramente al mantenimento dello smart working, io lo vedo ancora come un processo non compiuto, come un processo che va completato, soprattutto per quello che riguarda il vero cambio di paradigma, cioè smart working non può essere che la donna sta a casa e quindi c'ha il doppio carico, quindi neanche nelle ore in cui lavora può stare tranquilla mentalmente al lavoro perché magari le vengono scaricate sulle spalle una serie di richieste aggiuntive. Stai a casa perché non cucini? Stai a casa com'è che i piatti non sono fatti? E questo accade? Accade spesso e volentieri. E Beh, quindi noi quello, dobbiamo, certo. dobbiamo cercare di evitare che lo smart working si traduca in una conciliazione con se stesse, come diciamo sempre noi sindacaliste. Noi dobbiamo andare ad una condivisione di Non compiti. a conciliare, perché sennò è tutto sulle nostre L'altro, spalle. Esatto. quando poi si fa l'abitudine, no, ad avere la donna a casa, si fa l'abitudine a dare per scontato che poi si faccia più di quel che si faceva prima quando non ci si stava. Assolutamente. Poi diciamo, riempiamo un attimo la prospettiva, diretta Porcheddu, fellow di ADAPT, smart working e questo fenomeno a cui accennavamo, che commentava poco fa anche Michel Bartone, delle dimissioni volontarie che iniziano a farsi strada anche molto volentieri qui, soprattutto in un paese in cui lo infiliamo questo tema tangenzialmente, ma non è ovviamente di poco conto, c'è un problema salariale enorme, dei livelli salariali bassissimi e quindi ogni tanto c'è qualcuno che dice, al di là dei discorsi del salario di riserva per le babysitter se stai a casa o invece vai a lavorare, ogni tanto scatta ma chi me lo fa fare? Oppure chi me lo fa fare me lo vado a fare meglio all'estero possibilmente. Ecco, che accade su questi due fronti, smart working e come si ricompone il mercato del lavoro con nuove esigenze, evidentemente. Allora, partiamo da un fattore che secondo me è necessario comunque citare. Innanzitutto il fenomeno delle dimissioni volontarie in Italia, come ha già avuto anche modo di sottolineare il presidente della Fondazione ADAP, Francesco Seghezzi, che tu conosci bene, è in realtà piuttosto limitato rispetto al suo corrispettivo statunitense. Parliamo di circa 40.000 dimissioni in più nel 2021 rispetto al medesimo trimestre del 2019. Quindi sì, un fenomeno da considerare, ma un fenomeno comunque da prendere, diciamo, non come, diciamo, particolarmente indicativo di una rivoluzione, di una rivoluzione in atto, direi. Certo è che comunque questo numero è aumentato, quindi è necessario comunque fare un collegamento, è innegabile che si riesca tendenzialmente a fare un collegamento con quanto avvenuto durante la pandemia e la diffusione appunto di diversi modi di lavorare che non erano mai stati sperimentati prima e che quindi hanno portato molte persone a rivalutare, diciamo, quello che era stata la loro esperienza fino a quel momento. Quindi io leggerei innanzitutto lo smart working come parliamo di smart working nel futuro. Smart working come fattore assolutamente di attrattività da parte delle aziende. L'azienda che offre lo smart working nel futuro avrà certamente una marcia in più rispetto a quelle aziende che invece magari per non vorrei dire arretratezza culturale, però magari per fattori legati appunto sia strutturali, sia legati magari a una mentalità maggiormente tradizionale da parte della dirigenza, non intendono concedere tale strumento, ecco. Poi voglio Scusami, fare non ti ho sentito. una domanda su questa ostrica, così poi ci ritorniamo tra un attimo, Diletta, e concludi la tua risposta, perché volevo sapere, Sonia Ostrica, dall'osservatorio WIL, le aziende come si stanno comportando in questo momento? Cioè, quante tornano percentualmente a praticare parzialmente lo smart working? Quanto continuano con la modalità precedente? Quanto tornano alla precedente normalità?
questo giusto un flash su questo. Dal nostro osservatorio non è che le aziende siano così totalmente aderenti e spinte a mantenere lo stesso trend, perché anche le aziende hanno bisogno di vedere i lavoratori cosa fanno. Come diceva il professor Martone, i giovani danno per scontato che si possa lavorare in un altro modo. Le aziende che non hanno una leadership giovanile, in moltissimi casi, hanno difficoltà ad accettare una nuova modalità, e quindi non è che sia così, non lo possiamo dare per acquisito, non lo possiamo dare per scontato, c'è da lavorare. Ecco, Diretta, perché scusa. Sì, io vorrei, sono d'accordissimo con quello che diceva la dottoressa Ostrica, e in realtà aggiungerei anche un altro fattore, che lo smart working, tutti i dati che abbiamo finora dimostrano che lo smart working è principalmente diffuso, è stato prima della pandemia e sarà probabilmente nelle grandi aziende che appunto hanno, per appunto varie ragioni, hanno risorse umane, risorse strumentali, ma anche possiedono tipi di mansioni che potenzialmente totalmente remotizzabili, hanno ovviamente dei vantaggi maggiori rispetto alle piccole aziende che invece tendenzialmente hanno, magari hanno dipendenti che svolgono mansioni non totalmente remotizzabili e quindi faticano ad adottare un tipo di organizzazione del lavoro di questo tipo. Quindi, dato che le piccole imprese, come sappiamo bene, sono come si suol dire, la spina dorsale dell'economia italiana, è certo che questo sarà un grande, non dico impedimento, ma un grande ostacolo, diciamo, a una diffusione dello smart working su larga scala rispetto ad altri paesi in cui la dimensione media delle aziende è più grande. Certo. Michel Martone voleva dire qualcosa. No, volevo intanto dal mio osservatorio, che però non è così piccolo, quello che vedo è invece che si sta diffondendo oramai il modello ibrido, cioè noi andremo sempre di più verso la diffusione di un modello lavorativo nel quale verrà meno, finita la pandemia, l'alternativa smart working sì, smart working no, ma noi avremo i due modelli che convivranno, ed è questa la grande sfida sulla quale stanno lavorando le realtà più impegnative. Nelle piccole aziende questo tipo di convivenza è molto legato al dialogo diretto che c'è tra l'imprenditore e i lavoratori, no? Se al di là delle formalizzazioni, ma questo già accadeva prima, perché dove c'erano rapporti fidelizzati, no? Che è quello che ha fatto poi la forza del nostro tessuto imprenditoriale di piccole e medie aziende, questa capacità informale di coordinamento tra imprenditore e lavoratori, tanto più in un momento nel quale è difficile trovare la manodopera in tutta una serie di settori. Per quanto riguarda le grandi aziende, questo riguarda invece un salto culturale che effettivamente, come diceva la dottoressa Ostrica, deve essere anche compiuto anzitutto dal management, perché in molti casi sono i management che vengono spiazzati da questa diversa modalità, perché in una modalità di lavoro ibrido, di lavoro nel quale si combina lavoro in presenza e lavoro da remoto, gli è richiesta un'adattabilità, una capacità di programmazione delle attività, una capacità di programmazione dei risultati che in molti casi è assente. Quindi io credo che noi oggi questo tipo di dibattito non debba essere affrontato in una logica di sì o no, ma debba essere invece considerato nel fatto che abbiamo fatto un cambio, questo cambio andrà avanti. Adesso avremo probabilmente, con la fine della legislazione d'emergenza, un piccolo ritorno indietro, ma si diffonderà sempre di più la modalità di lavoro ibrido, nel quale la combinazione di questi due elementi farà sì che ci sarà lavoro in presenza e lavoro da remoto. E credo che i giovani, molto difficilmente le aziende grandi e piccole, riusciranno a reclutare giovani se gli diranno che lo smart working non si fa per principio, perché quello sarà un fattore. Ma è vero, già succede, già sta succedendo, molte diciamo delle giovanissime generazioni, come dire, si... Perché significa rifiutare a priori di utilizzare opportunità che sono a disposizione. No, è chiaro che però queste nuove opportunità creeranno nuovi problemi, come quelli di cui parlava appunto la dottoressa Porcher e la dottoressa Ostrica, e questi nuovi problemi richiederanno soluzioni nuove, dove è chiaro che se la società è maschilista, il maschilismo che c'era sui luoghi di lavoro e che vediamo nelle statistiche sui luoghi di lavoro, quel tipo di male si riproduce purtroppo anche all'interno delle case dove si lavora, no? E quello è un tipo, è più che essere legato allo smart working, è legato purtroppo ad un paese nel quale ancora la considerazione di genere purtroppo è arretrata, e allora lì si aprono
altri discorsi. Insomma, la mia speranza è che continuiamo ad andare avanti, non che si torni indietro, perché tornare indietro non porta mai No, bene. ma anche perché forse, diciamo, avere lo smart working, ovviamente con le piattaforme adeguate, con il monitoraggio delle performance e degli obiettivi da raggiungere, perché poi, diciamo, c'è smart working e smart working, definisce anche la capacità di essere o meno, diciamo, innovativi e forse anche aziende del futuro. C'è una questione rispetto alla quale dobbiamo anche capire perché la formula ibrida funziona. Perché soprattutto in aziende che possono entrare in crisi, una cosa è licenziare una persona che tu non hai davanti, non conosci, non hai mai visto, e una cosa è licenziare una persona di cui conosci il viso, di cui conosci le difficoltà, con cui hai un rapporto personale. Io penso che questo sia sempre importante da mantenere. Diciamo, come ci sono i leoni da tastiera, poi potrebbero essere i leoni del licenziamento facile. Esattamente, quindi per me la Ecco. formula ibrida è assolutamente importante e da preferire ad uno smart working spinto. Tieni conto che in Italia noi abbiamo avuto molte esperienze in tempi non sospetti, perché le multinazionali con sede in Italia avevano adottato questo sistema già 25 anni fa, in cui non c'era la stanza del dipendente, il dipendente veniva fornito di un personal computer, di un portatile. Ovviamente solo attività telelavorabili, e poi aveva un posto che si liberava a rotazione in una stanza di cui lui non conosceva mai gli occupanti, quindi in un ambiente molto neutro, molto freddo, molto poco accogliente. E io mi ricordo che ai tempi mi domandavo: ma se capitasse a me? E io mi rendevo conto che non mi sarebbe piaciuto, per esempio, perché non avere colleghi con cui condividere, con cui scambiare, non è una cosa proprio da avere come modello. Con cui viaggiare tutti i giorni, quindi la modalità ibrida è assolutamente la preferita. È l'unica ancora, diciamo, auspicabile. Dobbiamo chiudere, però, appunto, una battuta diretta a Porcheddu prima di Grazie. salutarci. Allora, molto velocemente, allora, sono d'accordissimo con la preferibilità della modalità ibrida, anche perché tutte le nostre ricerche, le ricerche che abbiamo compiuto negli ultimi mesi segnalano come tendenzialmente questa sia la modalità preferita sia dai lavoratori che dalle aziende. Lavoratori, ovviamente, un'esigenza anche di socialità e che ovviamente è imprescindibile nel contesto lavorativo, e dalle aziende per una questione anche legata ovviamente a esigenze quali il controllo e la valutazione comunque delle performance dei lavoratori, che seppur possibile da remoto è tendenzialmente maggiormente difficoltosa. E quindi sì, questo sostanzialmente, che tra l'altro questa modalità ibrida è quella tra l'altro prevista dalla legge, la legge che ordinariamente regola il smart working o il lavoro agile, la legge 81 del 2017, prevede un'alternanza tra lo svolgimento del lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali. Quindi questa esperienza pandemica è stata l'eccezione. Non probabilmente con il ritorno al termine dello stato di emergenza si ritornerà a quello che era quanto previsto dalla normativa, che abbiamo visto essere comunque una soluzione, ripeto, preferita da numerosi lavoratori. Ci fermiamo qui, grazie davvero per questa interessantissima chiacchierata a proposito di smart working, nuove tendenze nel mercato del lavoro e anche il fenomeno delle dimissioni volontarie che sta attraversando un po' il mercato del lavoro in tutto il mondo, soprattutto Occidente, ovviamente. Grazie a Sonia Ostrica della WIL, grazie a Diletta Porcheddu, fellow di ADAPT, che risentirete ovviamente anche in altri spazi della nostra programmazione. Grazie a Michel Martone, professore alla Sapienza, diritto del lavoro. Torneremo a parlarne. Intanto, grazie per aver seguito questa puntata del bandolo qui su Grazie, Radio un Radio. abbraccio. Grazie.